diretta. Buonasera. Buonasera Gian Roberto Casaleggio. Senta, non siete più alleati con Farage perché avete dichiarato che è infantile, no? E come andrà a finire in Europa il Movimento 5 Stelle con chi si... No, chiarissimo. Ecco, no, sì, se ci può... Sì, naturalmente, sì. Prima però dobbiamo cercare di immaginarci un po' il futuro, no? Sì, no, perché... Perché, per esempio, nel 2098 ci sarà una guerra globale... Sì. Tra culture. Ma cosa c'entra questo? Per cui la Lega ne resterà automaticamente fuori. No, vabbè, però no, era più politicamente capire quali saranno i... È necessario però... Sì, no, ma è chiarissimo. Ah no, perché no, ma era più una... Se andiamo un attimo nel 2044... Ma perché? Non possiamo stare... No. Nel 2044 sì. Dimenticheremo il denaro così come lo conosciamo. Il denaro? Ah. Pagherà tutto in memoria RAM. In memoria RAM. Quindi... Dovremmo abituarci a frasi come 30 giga in macchina, 50 giga in camera. No, sì, ho capito, no, però era adesso veramente era proprio politicamente che ci interessava. Ma dobbiamo... Ma no, è chiarissimo. Va bene. Però se non andiamo fino al 2055, perché la Terra si avvicinerà sempre di più ad un buco nero. La Terra, sì. Eh sì, certo, fino a quest'ultimo verrà risucchiato da debito pubblico italiano. Va bene, però adesso, se anche solo entro parlare questo millennio verrà anche scoperta una molecola deodorante rivoluzionaria, deodorante. Per cui gli ospiti che restano più di 3 giorni, per sì, quelli no, che restano. Ho capito, però 2039 l'inquinamento sarà ovunque, tipo la settimana tanto prossima. Che su Repubblica l'amaca sarà scritta da gas serra. No, vabbè, ho capito, però guardi che avete un elettorato che si aspetta da voi, no? Sì, però futuro ci sarà l'estinzione dei gradi Celsius. L'estinzione dei gradi Celsius, cioè? Sì, perché dal 2091 il freddo si misurerà in brr. Cosa, scusi? Come che si misura? In cosa si misura il freddo? Per esempio in Antartide si raggiungerà una temperatura di 120 brr. Va bene. No, però adesso, a parte gli scherzi, le alleanze europee, no? 2041 sono... sarà una grande vendetta dei funghi. Dei funghi? A partire da quella data saranno loro a raccogliere noi. Ecco. Sì. 2072 si diffonderà un virus che ci farà balbettare tutti. Balbettare. Con la conseguenza che la puntata di un talk show durerà 6 mesi. Beh, certo, questo è ovvio. No, però veramente se. Sì, sì. Veramente. Mi faccio andare prossima. Fino al 2034. Ma perché? Adesso glielo spiego, c'è un senso. Sì. Perché il politicamente corretto sarà ovunque. Il politicamente corretto. Certo, per legge i genitori dovranno dire ai bambini che se non fanno i bravi arriva l'uomo nero, l'uomo bianco, l'uomo giallo e l'uomo diversamente colorato. Sì, ho capito, guardi, però adesso veramente... Improvvisamente nel 2019 spariranno tutti i canguri. I canguri? E non capendo di chi ha la responsabilità daremo comunque la colpa agli zingari. Ma come vabbè, però nel 2072 i bancomat avranno un'intelligenza artificiale che li renderà simili agli uomini, ma saranno infelici perché soffriranno della sindrome di Peter Pan. Però guardi che adesso a partire dal 2031 ci sarà una stazione spaziale in orbita sopra le nostre teste, ma non riusciremo più a dormire. No, non riusciamo. Perché gli astronauti camminano di notte coi tacchi. Ho capito, però una cosa politica. Nel 2062 gli Stati Uniti creeranno delle bombe intelligenti che non colpiranno indiscriminatamente in base al reddito. Ecco, benissimo. Però nel 2045 poi vediamo, perché così capisce. Ecco, il tasso di nervosismo sarà così alto negli alimenti. Sì. Che negli alimenti la scritta da consumarsi preferibilmente sarà sostituita da e muoviti coglione. Ho capito. Grazie, a tra poco, in bandiera. Andrea Zalone.